vedere un bel po' di insegnanti, studenti, eccetera. Dunque, questa, il professor Giancarlo Navarra di Modena, Reggio Emilia, ma soprattutto il progetto ARAL, credo che lui sia, la sua forza sia quella, sono un numero di anni che non si dice che si occupa di didattica della matematica, in particolare che si occupa di questo progetto. Come mai ci è venuto voglia di chiamarlo? Questa è una domanda che mi ha fatto qualcuno qualche giorno fa, ma perché l'avete chiamato? Abbiamo chiamato perché nel circondario di Prato Pistoia c'è da anni un'esperienza di ricercazione che va avanti e che sono appunto una quindicina di persone, tra un attimo vedrete entrare, che dovevamo aspettarli perché è per loro appunto che da loro è partita l'idea, che quest'anno hanno deciso di lavorare sull'aritmetica dall'infanzia alla secondaria primo grado e ricercando un progetto significativo che vedesse in continuità questo lavoro, si sono imbattuti in maniera molto naturale nel progetto ARAL. E allora è venuta voglia, loro hanno chiesto al Dipartimento di Matematica, il suo direttore, che ha ben volentieri... Il progetto, si diceva anche a tavola, comincia a essere molto ampio e ramificato, forse alcuni di voi lo conoscono, e ha bisogno a questo punto di una mappa che permetta di orientarci all'interno. Da qui l'idea di invitarlo, lo ringraziamo di essere venuto e do la parola. Tutto. Bene. Buonasera a tutti, io brevissimamente, io nasco come insegnante, non sono laureato in matematica, sono laureato in architettura, nasco come insegnante di matematica, alla media inferiore. I primi anni 80 ho cominciato a collaborare con l'Università di Modena, sono entrato in un gruppo di ricerca, ci siamo occupati all'inizio di varie umanità. Dopodiché nel 2001, mi pare, abbiamo ricevuto un finanziamento molto grosso perché siamo piazzati tra i vincitori di un concorso enorme, gigantesco, il SET. Per cui abbiamo preso qualcosa come tra una roba e l'altra 100 milioni e con i quali abbiamo fatto un sito e altre cose, lì è nato il progetto ARAL. Progetto ARAL che si è sviluppato sia a livello di progetto di ricerca, ma soprattutto si è sviluppato perché, siccome l'obiettivo nostro era, come dire, la nostra utenza, il nostro referente principale era ed è sempre di più l'insegnante, allora diciamo che si è molto sviluppata la presenza degli insegnanti e la collaborazione con gli istituti dall'infanzia alla scuola media ed è grazie soprattutto alla collaborazione con gli insegnanti che una cospicua parte del nostro lavoro ha potuto poi prendere corpo, eccetera. Noi lavoriamo con ogni anno con 200-250 insegnanti di varie località italiane, il che è un pregio, nel senso che riusciamo a raggiungere certi anni, lavoravamo dalla Val d'Aosta alla Calabria, alla Puglia, quindi diciamo eravamo ramificati in tutta l'Italia. Questo però creava e ha creato sempre di più il problema che quanto più gli insegnanti ci invitavano, chiedono la collaborazione, tanto più, soprattutto per il fatto che poi, mentre 10 anni fa eravamo più ricchi e potevamo andare anche 3-4 volte, 5 volte in un anno a collaborare, a fare degli incontri di questo tipo con gli insegnanti, adesso invece gli incontri diventano 2 o 3 se va bene, e quindi aumentano molto gli intervalli tra un incontro e l'altro. Allora, in un progetto in cui è fondamentale la collaborazione tra i ricercatori e gli insegnanti, è chiaro che bisogna trovare delle modalità attraverso le quali gli intervalli tra gli incontri assumano un senso. Cioè bisogna che non siano degli incontri di formazione che poi lasciano gli insegnanti abbandonati per 3 mesi, ma bisogna trovare delle forme di collaborazione e poi ve le illustrerò anche. Io ho avuto un distacco di 4 anni, sì, non semestri completi ma quasi 6-7 semestri all'università negli anni 90 con un progetto sulla didattica dell'algebra, e quindi quello che io vi mostrerò adesso
siccome abbiamo poco tempo, un'oretta e mezza, io mi sono messo nella logica che voi non sappiate nulla o quasi del progetto ARA. Forse qualcuno, non so, ci ha sentito in qualche convegno, ha letto qualcosa, ha visto qualcosa del sito, ma mi comporto come se, primo, non conosceste nulla, secondo, ma forse devo ritarare la cosa, mi sembra che non ci siano insegnanti alla scuola dell'infanzia. Ah, benissimo, ecco. Oh, splendido, allora perché ho messo dentro anche delle cose. Quando parla di scuola dell'infanzia, mettetela assieme, mettetela sempre nella, in una logica infanzia primo anno della primaria. Ecco, un non infanzia. E quando parlo di infanzia parlo prima di tutto di grandi dell'infanzia, non scendiamo più in basso di questa età. Bene, allora, alcune premesse molto sintetiche. Allora, le domande che vi faccio è: quando, in base alla vostra esperienza, alle vostre convinzioni, si ritiene che cominci l'algebra? Quando iniziate nel vostro ricordo di studenti? Quando inizia per noi insegnanti, in terza media, perché tradizionalmente c'è il libro di algebra in terza media, o prima? E se comincia prima quando? Quali sono i segnali che fanno capire a noi e ai nostri alunni che stiamo facendo algebra? L'insegnante di scuola primaria incontra qualcosa che si possa chiamare algebra? È quello della scuola dell'infanzia? Molti importanti convegni internazionali hanno cominciato ad analizzare le diffuse difficoltà nello studio dell'algebra. Non corro mica sempre così, ho alcune diapositive iniziali per rompere il ghiaccio. Le diffuse difficoltà nello studio dell'algebra. Gli studenti possiedono un controllo concettuale debole sui significati degli oggetti e dei processi. Numerosi filoni di ricerca affrontano questo problema. Tra questi, quello che ci interessa in particolare, al quale ci siamo agganciati, è quello che ha preso il nome di Early Algebra. Approccio all'algebra, approccio... In italiano non so bene, perché approccio precoce all'algebra sembra che vogliamo fargli fare le equazioni prima, o che vogliamo fargli lavorare con le lettere. E, come dire, manteniamo Early Algebra, la mia prima algebra, per cose del genere. Appare sempre più consolidata a livello internazionale l'idea di dare spazio nel segmento scolastico, infanzia, scuole secondarie di primo grado, all'early algebra, anche nei programmi di molti paesi anglosassoni, per esempio. Questo significa, ed è la chiave con la quale vedrete le cose che vi mostro, rivisitare l'aritmetica in una prospettiva prealgebrica, ridimensionando la sua tipica trattazione algoritmica e gettando le basi per lo sviluppo del pensiero algebrico. Quindi cercheremo di vedere l'aritmetica in una prospettiva algebrica, vedere che cosa del pensiero algebrico c'è a livello aritmetico. Potete prendere tutti gli appunti che volete, ma dopo il professor Piocchi io lascio questa, la metto nel sito, ci mettiamo d'accordo. In associazione con una pratica socio-costruttiva dell'insegnamento. L'obiettivo di fondo dell'early algebra, diciamo il macro obiettivo, come direbbe Carol, l'obiettivo baule all'interno dei quali poi ci sono altri obiettivi, costruire negli studenti, sin dai primi anni di scuola, un bagaglio esperienziale che renda sensato lo studio dell'algebra, facilitandone l'approccio e minimizzando le difficoltà che essi incontrano, che gli studenti incontrano, all'ingresso della scuola secondaria di secondo grado, e li renda con gradualità consapevoli delle potenzialità del linguaggio algebrico come strumento di pensiero. Bene, allora una piccola consegna per voi. Pensate a tre numeri. A noi questo lavoro qua l'hanno fatto in un gruppo più piccolo di questo, in un convegno internazionale in cui eravamo 25 più o meno, non c'era nessun insegnante, ricercatori, universitari, c'è gente che è abituata a masticare algebra alta. Bene. Quanti di voi hanno pensato ai numeri nella forma radice di 6, meno 5, 7 quinti e cose del genere? Ecco, tre mosche bianche. Allora, la realtà, quando, fate conto che in questo gruppo c'era gente che ha inventato numeri di nascita, numeri di, cioè i numeri balenghi, la roba più strana, cioè, però di fatto... Il nostro imprinting, per quanto noi possiamo poi lavorare con i numeri di difficoltà mostruosa, rimane il caro, buon, vecchio numero naturale. Ecco, quello è per noi il numero.
Allora vediamo di riflettere su questa nostra concezione di numero. Prendiamo un problema di questo tipo. Su un ramo ci sono tre corvi, ne arrivano altri cinque. La domanda, la questione classica che viene posta è: quanti sono i corvi rimasti sul ramo? Immaginiamo invece che lo stesso testo abbia una consegna di tipo diverso. Rappresenta la situazione in linguaggio matematico in modo che qualcun altro possa trovare il numero dei corvi sul ramo. Allora, voi immaginate di spostare l'attenzione dalla prospettiva del risolvere alla prospettiva del rappresentare. Se la date, la sperimentate in classe, vi trovate, queste sono risposte classiche. L'insegnante, cioè immaginiamo che voi diate questa cosa, poi raccogliate i protocolli, li scriviate alla LIM, alla lavagna, eccetera. A questo punto l'insegnante deve avere in qualche modo la sensibilità per gestire l'interpretazione di queste cose, perché 3 più 5, 5 più 3, 3 più 5 è 8, 3 più 5 uguale 8, 3 più 5 è n, come dire, profumano di robe simili, ma di fatto sono, hanno degli specifici che sono differenti fra di loro. Quindi allora il punto è interpretare queste risposte in relazione alla consegna. Allora, sul ramo ci sono tre corvi, ne sono altri cinque. Quanti sono? Rappresenta. Allora, assumiamo questa differenziazione. Una domanda come quanti sono in tutto ci conduce in una prospettiva di tipo aritmetico, mentre invece rappresenta la situazione ci conduce in una prospettiva di tipo algebrico. Significa che nel primo caso, quanti sono in tutto, l'alunno è guidato a cercare un risultato. Mentre invece, nel secondo caso, pur avendo a che fare con un'addizione, di fatto se noi li portiamo a posporre la ricerca del risultato, cioè a concentrarsi su altro che non sia il risultato, allora induciamo una forma di pensiero che, come dire, che profuma di algebra, nel senso di pensiero algebrico, nel senso che è tipico del pensiero algebrico quello di adottare delle strategie che permettono di individuare delle cose che mi permettono di costruire un'equazione, per esempio, nella quale la ricerca del risultato è e delle operazioni che mi permettono di raggiungerlo è l'ultima delle mie preoccupazioni. Quindi io posso già indurre un atteggiamento di tipo diverso rispetto ad una scrittura che è ad un problema che è di tipo assolutamente aritmetico. Allora, la ricerca del risultato significa che l'alunno si concentra sul prodotto, mentre invece dall'altra parte l'alunno è favorito a concentrarsi sul processo. Che caratteristica ha il prodotto? Il prodotto è opaco di significato, mentre invece il processo è trasparente di significato, nel senso che 8 non dice come l'alunno ha raggiunto quel risultato, lasciate stare che adesso sia un problema molto semplice, mentre invece il processo ci permette di capire la logica che c'è dietro. Voglio dire che quando l'alunno scrive 3 più 5, scrive 5 più 3, ci sono delle sottigliezze che hanno a che fare con il significato di queste due scritture e che può essere tutt'altro che banale affrontare con gli alunni. Nel senso che se noi li portiamo a riflettere, allora adesso non mi ricordo di come, sono tre corvi e ne arrivano altri 5, quindi prima ce ne sono tre e poi altri 5. Se noi li facciamo riflettere sulla semantica della situazione, prima ci sono i tre corvi, se ne aggiungono altri 5, diciamo che la scrittura che riproduce la semantica della situazione è un 3 più 5. Molte volte gli alunni, soprattutto se sono più piccolini, si lasciano catturare dal fatto che 5 è l'ultimo numero e quindi lo mettono per primo e scrivono 5 più 3. Allora naturalmente c'è una, per così dire, semantica della matematica che dice che scrivere 3 più 5 è 5 più 3, si può tirare fuori la proprietà commutativa, eccetera. Però è interessante metterli di fronte alla semantica della situazione, alla semantica della matematica, perché in qualche maniera giustifica e permette di interpretare le due diverse scritture. La scrittura 3 più 5 uguale 8. Allora, tradizionalmente, cos'è che fa l'insegnante della scuola primaria, della prima primaria, della seconda primaria, eccetera? Induce negli alunni l'approccio all'uguale come ad un operatore direzionale.
Operatore direzionale, nel senso che io ho delle operazioni a sinistra che conducono ad un risultato a destra. L'operatore direzionale ha un significato spazio-temporale, perché c'è un qualche cosa che sta a sinistra e a destra che sono diverse, qualche cosa che accade prima, le operazioni che sono scritte di là, e il risultato che trovo dopo. Ma allora in questo caso ciò che sta a sinistra e a destra dell'uguale ha un diverso status ontologico, perché di fatto a sinistra ci sono le operazioni e a destra c'è un'altra roba, c'è un numero. Tant'è vero che se voi fate, l'avrete fatto anche con alunni giovani, di cambiare la roba e mettere 8 uguale 3 più 5, molti ti dicono che non va bene, perché 3 più 5 non è mica il risultato. Viene chiamato, alcuni dei ricercatori hanno chiamato indicatore di conclusione, e nella scrittura, che è molto tipica, 3 più 5 uguale, loro parlano di mancanza di chiusura, o degli israeliani hanno chiamato sindrome da mancanza di risultato. Cioè, se voi gli chiedete a un vostro alunno di scrivere 3 più 5, non so se sia facile, probabile, ma è molto diffuso che lui scriva spontaneamente 3 più 5 uguale, perché non riconosce un'autonomia di significato alla scrittura 3 più 5. Dall'altra parte invece io vado, io non ho più l'uguale come un operatore direzionale, ma lo vedo con un significato relazionale di simmetria fra le due robe che stanno scritte di qua e di là. Per cui io non ho più un significato spazio-temporale, ma potremmo definirlo un significato aspaziale, atemporale, perché di fatto quando io dico che questo è uguale a questo, nel senso che giudico, valuto la relazione tra i due numeri, e in questo caso dico che è uguale, mi colloco in una situazione metacognitiva, perché esprimo un giudizio su quella scrittura. Oh, bene, allora vi porto adesso a riflettere su, stiamo parlando di 3 più 5 uguale 8, un'uguaglianza, e questo ci porta a riflettere sulle rappresentazioni del numero. Allora, se per esempio io vado normalmente nelle collaborazioni che abbiamo con i nostri gruppi, di solito le collaborazioni, i momenti degli incontri funzionano più o meno così: se io vado in una certa città per 2 giorni, allora le mattine vado nelle classi, infanzia, prima media, differente, ma dall'infanzia alla media, e il pomeriggio facciamo delle riunioni di questo tipo assieme agli insegnanti. Allora, ai bambini, soprattutto più piccoli, ma questo gioco lo faccio anche con ragazzi di scuole medie, dico: bene, allora tu come ti chiami? Giancarlo. Figlio di chi? Figlio di Fausta. E scrivo: proprietario della macchina di targa tale, il numero di cellulare tale, papà di, con un animale eccetera. Quindi faccio un elenco di 10-15 di cose che poi metto in discussione, sono delle definizioni di Giancarlo, dove Giancarlo naturalmente non mi sognerei di dire: vieni qui tu ragazzo, sono io Giancarlo, che hai dimenticato la sciarpa in aula eccetera. Io: vieni qui Giancarlo. Allora c'è il nome proprio, ci sono gli altri modi per definire, per rappresentare Giancarlo. Alla stessa maniera io un numero lo posso rappresentare o in forma canonica, ed è 8 in questo caso, o in forma non canonica. Naturalmente ho infinite rappresentazioni non canoniche di un numero, ognuna delle quali ha una sua specificità. La forma non canonica mi evidenzia il processo, la forma canonica mi evidenzia il prodotto, e abbiamo parlato già di trasparente e di opaco. Guardate queste scritture: 3 per 2 più 7, aggiungi 7 al doppio di 3, immaginate di proporle a dei ragazzini, addizione di prodotto di 3 per 2 per 7, somma 7 eccetera, e chiedeteli di dire che cosa ne pensano di questa scrittura. Sono quelle che in termini linguistici possiamo chiamare delle parafrasi dello stesso numero, perché 3 per 2 più 7, aggiungi 7 al doppio di 3, è la stessa frase, o il triplo di 2 eccetera eccetera. Allora, quello che voglio dire è che tutte queste sono rappresentazioni equivalenti di quantità uguali, sono delle parafrasi, e la capacità degli studenti di riuscire a cogliere l'equivalenza tra queste frasi e riuscire a cogliere che in linguaggio naturale o in linguaggio matematico stiamo parlando della stessa cosa, potremmo dire che
denotiamo lo stesso numero, ma lo connotiamo in maniera differenti, tipo pupa, bambino, bebè, eccetera, eccetera. Io do connotazioni diverse con sfumature diverse, perché bambini e bebè sono diversi, ma ci possiamo intendere. Allora, noi portare, questo ormai la ricerca è abbondantemente solida in questo, quanto più noi diamo ai nostri alunni la capacità di gestire delle parafrasi dello stesso oggetto matematico e gli diamo la capacità di interpretarle e di produrle in linguaggi differenti, tanto più si consolidano i significati e si consolidano le competenze. E naturalmente c'è la capacità di tradurre da un linguaggio all'altro. Tutte queste parole che abbiamo visto anche il linguaggio naturale, matematica, tradurre, parafrasi, connotazione, eccetera, tutte queste sono delle parole che appartengono, entrano nel glossario che abbiamo, poi vedere, poi non so se c'è in internet, non so se ci sia, no? Ecco, bene. In rete, poi vi dirò dove potete andare, ci sono dei glossari e questi sono termini del glossario. Un invito che diamo agli insegnanti dei nostri gruppi è che questi termini diventino un fattore, come dire, culturale di condivisione con gli studenti, nel senso che anche alunni di terzo o quarto primaria, se io parlo di opaco o trasparente, io devo giocare con loro sul significato di questi termini, perché sono fortemente espressivi. Però bisogna che, siccome fanno parte del quadro teorico negoziato e condiviso con la classe, allora bisogna che in qualche maniera loro siano in grado di capire cos'è che significa quando io dico trasparente opaco e siano in grado di utilizzare questi termini. E quindi li invitiamo a mettere dei cartelli belli colorati, evidenti, alle spalle degli insegnanti, in maniera tale che ci sia un quadro, un glossario, un quadro teorico in qualche maniera condiviso. Bene, allora vediamo una scrittura come 4 per 2 più 1 uguale 9. Se io vi chiedo, se voi chiedete ai vostri alunni di esprimere questa scrittura in linguaggio naturale, è molto probabile che vengano fuori espressioni di questo tipo: faccio 4 per 2 più 1 e mi risulta 9, moltiplico 4 per 2, aggiungo 1 e ottengo 9, sommo il doppio di 4 e 1 trovo 9, già questo è più evoluto perché la faccenda del doppio di è più evoluta, oppure mi dà, eccetera, eccetera. Ora, questa è quella che si chiama una lettura procedurale, cioè sostanzialmente mi esprime ciò che io faccio quando mi trovo di fronte ad una scrittura in linguaggio matematico. Soltanto che in terza media accade questo, che l'alunno classicamente si trova di fronte ad una roba del genere, A più B per A meno B. E gli insegnanti, il libro di testo, eccetera, lo portano a dire che questa è... Ah, bello, l'ho scritto dopo. Se con questo tipo di formazione, di imprinting, lui cos'è che vede dentro quella scrittura, di suo? Che io sommo A con B, poi sottraggo B ad A, e infine moltiplico i due risultati, cioè... Se io conduco l'alunno alla scuola media con una lettura di quella frase in linguaggio matematico di tipo procedurale, lui è portato ad attribuire una interpretazione di tipo procedurale anche ad una scrittura che è diversa, perché è una scrittura in linguaggio algebrico. Mentre invece voi gli dite che è un prodotto di due binomi. Allora... La cosa sulla quale vi voglio far riflettere è che l'educazione matematica dell'alunno classica, tradizionale, dalla scuola primaria, lo educa al cosa faccio. Ma quando voi dite che quello è il prodotto di due binomi, non è il cosa faccio, ma voi dite che cos'è quell'oggetto matematico. E questa è una differenza che ha a che fare con un salto epistemologico, del quale, siccome poi loro sono dei camaleonti, non fanno mica molta fatica in terza media ad accettare quando tu gli dici che questo è il prodotto di due binomi. Però in realtà, dal punto di vista dello sviluppo del loro rapporto con la loro, chiamiamola così, sensibilità linguistica, le faccende non sono così semplici, perché c'è un gap fra la formazione culturale e la nuova situazione nella quale lo collochiamo.
Vediamo invece un'altra lettura. Io vedo questo come la somma fra il prodotto di 4 con 2 e 1 è uguale a 9. Oppure 9 è la somma fra il doppio di 4 e 1. La somma fra il quadruplo di 2 e 1 è uguale a 9. Bene, queste sono delle letture di tipo relazionale, cioè sono delle letture che mi dicono che cosa è l'oggetto, non che cosa faccio sulla base di quello che leggo accettando le priorità delle operazioni, delle parentesi e cose del genere. Allora, l'oggetto di questo tipo è quindi un'uguaglianza fra due oggetti. Io sto dicendo, cioè, cosa, lentamente sto costruendo le premesse per dirvi in un paio di diapositive, cosa dovrebbe accadere affinché noi potessimo creare delle premesse di tipo, come dire, di controllo sui significati, in maniera tale che per lui non sia semplicemente un'accettazione acritica, quella che quello è il prodotto di due binomi, ma è la, diciamo, come dire, l'evoluzione di un pensiero che annida le sue origini a livello di prima primaria. Allora questa è un'uguaglianza fra due oggetti, e questi sono i due oggetti. Ma il punto è, che cos'è questo oggetto e che cos'è quest'altro oggetto? Allora, l'oggetto di sinistra. Se avessimo la possibilità di fare laboratorio, evidentemente non ve lo direi io, ci ragioneremo insieme, ma accelero i tempi. Tutte queste sono attività, non che io vi racconto, diciamo, come chiamiamolo qui, teorico della didattica, ma sono attività che nascono da trovate diari su questi argomenti, eccetera. Bene, cos'è 7-1 per x meno 7 per 5? È il prodotto fra la differenza tra x7 e 5. Quindi il nome dell'oggetto è un prodotto. Dall'altra parte il nome dell'oggetto è una somma tra un prodotto e un numero. Allora, che cos'è un oggetto matematico? Quando noi arriviamo in terza media, tradizionalmente, queste robe sono quadrato e un binomio, la differenza dei due cubi e il prodotto dei due binomi. Allora, la capacità di nominare gli oggetti dipende dal fatto che lo studente non sia stato abituato solo ad operare sugli oggetti, perché se quando noi gli diamo 3 più 5 alla seconda lui è abituato a vedere soltanto che prima deve sommare e trovare 8 e poi levare al quadrato e trovare 64, lui è abituato ad una lettura procedurale, è abituato a vedere l'uguale come un operatore direzionale, lui è abituato a vedere delle robe per cui a sinistra ci sono delle cose che hanno una loro specificità e poi a destra ne hanno un'altra, mentre invece se noi sin dall'inizio lo portiamo a vedere questa come il quadrato di una somma, naturalmente lui deve sapere che 3 più 5 è una somma, potremmo dire che è la rappresentazione non canonica di una somma, perché se 3 più 5 uguale 8 o 8 uguale 3 più 5 è l'uguaglianza fra le rappresentazioni dello stesso numero. 3 più 5 è la rappresentazione in forma non canonica e quell'altra è la rappresentazione in forma canonica. Allora a questo punto, se io lo aiuto, voi lo leggete male perché è molto più grigio scuro la base, il giallo viene male, se voi date una, come dire, un imprinting di questo tipo, allora sì che diventa legittimo che quella roba là è un quadrato di un binomio, perché gli abbiamo insegnato non soltanto a operare sugli oggetti, non soltanto ad avere un atteggiamento procedurale nei confronti degli oggetti, a vederli come delle ricette che dicono cosa devo fare, ma a vederle come degli oggetti che hanno una loro essenza, che hanno un loro nome, perché quel nome, naturalmente, se dico che è una somma, significa che ho in testa una struttura additiva. Se parlo di un prodotto vuol dire che lì dentro c'è qualche cosa che ha a che fare con una struttura moltiplicativa. Quindi quelle parole sono delle parole che sono ricchissime di significato. Bene, allora una breve sintesi di quello che vi sto dicendo finora. Nella didattica tradizionale il pensiero aritmetico conduce al pensiero algebrico, mentre invece nella prospettiva dell'early algebra
possiamo pensare ad un intreccio di questo tipo, e cioè che l'approccio al pensiero aritmetico e l'approccio al pensiero algebrico nascano, per così dire, alla stessa maniera, nello stesso momento. Nella didattica tradizionale si parla di successivamente come sviluppo del pensiero, dall'altra parte possiamo parlare di un intreccio fra i due, e questo ci conduce inevitabilmente ad un approccio alla generalizzazione, cioè anche con bambini piccoli io posso indurre, poi darò alcuni esempi, posso indurre un approccio alla generalizzazione, nel senso che in nuce ci sono molte situazioni che si annidano anche nel linguaggio e che favoriscono anche in bambini molto piccoli l'approccio al pensiero, alla generalizzazione. Facciamo un esempio da scuola dell'infanzia e prima primaria. Se voi abbiamo lavorato molto con la ricerca di regolarità, con le successioni, se voi date a dei bambini di scuola dell'infanzia e prima primaria, diciamo due trenini, e in uno mettete un lego blu e due leghi rossi, un blu, due rossi, un blu, due rossi, un blu, due rossi, e così via, e dall'altra parte mettete un guscio di noce e due noccioline americane, un guscio di noce e due noccioline, e la bambina alla quale forse anche qui ho messo dello straccio, chiedete di commentare, chiedete cosa le sembra, naturalmente lei sa di cosa si sta parlando, lei trovandosi di fronte a queste due cose, a un certo punto la bambina dice sì, hanno qualche cosa che si assomiglia. Allora sono cose completamente differenti, perché una sono lego, colori, dall'altra parte sono frutti, eccetera. Però di fatto la bambina in nuce coglie quella che si chiama la analogia strutturale, perché entrambi appartengono a qualche cosa che è definibile come ABB, tanto per capirci. Oh, bene, allora, diciamo, questi discorsi che stiamo facendo, vediamo di contestualizzarli in una prospettiva socio-costruttivista. Allora, questa, che abbiamo chiamato la piramide delle competenze, diciamo che le competenze matematiche facciamo fatica a svilupparle, non possiamo svilupparle, le sviluppiamo male, le sviluppiamo in un modo poco significativo, eccetera, se non poggiano su una solida base di competenze linguistiche. A loro volta queste basi di competenze linguistiche non riusciamo a costruirle, soprattutto con alunni giovani, se non le poggiamo su delle forti basi di carattere, di competenze di carattere generale, adesso qua uso un termine che poi vedremo, psicologica, sociale. Vediamo di entrare un attimo nel... Allora, competenze di carattere linguistico. Diciamo che sono competenze con aspetti strutturali, ad esempio, abituare gli alunni alla varietà dei linguaggi, riflettere su semantica e sintassi dei linguaggi, riflettere su cosa significa tradurre da un linguaggio ad un altro. E il rapporto tra semantica e sintassi è tutt'altro che banale, perché quando si lavora con l'algebra, si lavora ad un livello di gestione delle procedure, ma ci sono alunni di terza media che risolvono le equazioni di primo grado incognita, ma senza sapere di fatto cos'è che stanno manovrando. Allora, la domanda tipica che faccio, la domanda classica che pongono i linguisti è la semantica, come dire, precede la sintassi o la sintassi precede la semantica? Adesso non me la dico, perché l'inflessione della voce favorisce. Se adesso vi chiedessi di fare una, immaginate che lo scriva, è sempre il tempo tiranno che... Allora, la frase è, la leggo nella maniera più asettica possibile: una vecchia porta la sbarra. È chiaro, no? Se tu li interpreti come una vecchia porta la sbarra, allora è una vecchia porta gruppo del soggetto, eccetera. Se invece una vecchia porta la sbarra, l'analisi sintattica cambia. Quindi l'aspetto semantico deve precedere l'aspetto sintattico, la gestione della sintassi. Allora io devo prima costruire, anche in bambini molto piccoli,
diciamo, curare il grasping, l'afferrare, diciamo così, comprendere, cogliere gli aspetti semantici per poi portarli a riflettere sulla sintassi. Da questo punto di vista, è quello che accade anche con i nostri figli, nel senso che quando nostro figlio ha un anno di vita o giù di lì, e prima dice e lo indica col dito, poi dice trin trin, poi dice telefono, infine telefono, evidentemente quello è un'acquisizione di un linguaggio che passa prima attraverso la conquista degli aspetti della semantica, dove se il poverino non è in un ambiente deprivato sul piano linguistico, sociale, eccetera, c'è un ambiente che lo favorisce, che lo spinge, come dire, gli errori sono una bella roba. Ecco, qualche cosa del genere la portiamo anche a livello di apprendimento della matematica come linguaggio, apprendimento dell'algebra come linguaggio, e parliamo di balbettio algebrico, nel senso di un approccio alla conoscenza del linguaggio algebrico, prima nei suoi aspetti semantici e poi nei suoi aspetti sintattici, che poi le cose si mescolano, ma favorendo gli aspetti semantici, per costruire una consapevolezza nei bambini, anche piccoli, per quanto riguarda il significato di ciò che fanno. Quindi questi sono gli aspetti strutturali, aspetti poi sociali che hanno a che fare allora dalla linguistica, dall'omino della linguistica, scendiamo verso il basso, e cioè l'importanza della verbalizzazione, dell'argomentazione, l'importanza della discussione matematica, la negoziazione dei significati, la condivisione dei significati. L'insegnante è molto preoccupato di una cosa che non ho inserito qui, che è l'istituzionalizzazione dei significati. Cosa vuol dire? Che immaginiamo le lettere. Allora io, professore, insegnante, so che ormai la consuetudine vuole che le prime lettere dell'alfabeto indicano questo, le X, Y, Z un'altra cosa, la QRS un'altra cosa, e quindi io so qual è, per così dire, la collocazione istituzionale di un sapere che si è evoluto nel corso della storia. Ma se io con bambini piccoli conduco i bambini ad un approccio ai numeri che non conosco, e poi adesso li vediamo questo aspetto, e quindi induco in loro un giocare con le macchie, un giocare con triangoli, schizzi, quadratini, quello che vogliono, io in qualche maniera affronto la metà delle metafore della lettera in matematica. Naturalmente in maniera giocosa io mi avvicino ad un significato, ad un simbolo di cui sto negoziando il significato. Allora succede molte volte che quando si comincia con ragazzini anche di quarta, terza, quarta primaria a giocare con le lettere o anche prima, molte volte rispetto ai simboli che loro propongono, macchia, punto di domanda, spazio vuoto, un quadrato, dei puntini, eccetera, molte volte ha una forza semantica maggiore il punto di domanda che una lettera, per esempio. Per cui loro scelgono che tra tutte queste frasi quella che mi piace di più, che va bene, è la lettera, è il punto di domanda. A questo punto mi viene da dire che se noi ci mettiamo nella prospettiva che quel significato va negoziato con la classe, e va condiviso nella classe, se la classe in quel momento è in grado di esprimere il suo gradimento per il punto di domanda, perché è più potente sul piano dei significati, voi ve incartate, noi ce l'incartiamo, rimandiamo il corso delle lettere, perché la negoziazione ci porta a quel livello di condivisione. Noi sappiamo che l'istituzionalizzazione della conoscenza attraverso la conquista della lettera è il mio obiettivo. Però, come dire, il balbettio algebrico mi porta ad un approccio graduale, lento, diffuso nel corso degli anni della scuola primaria e poi la secondaria di primo grado, eccetera, in maniera tale da costruire in maniera molto graduale, molto lenta, la conquista di questi significati. E qui si parla di costruzione sociale della conoscenza. Questo significa che tutta una serie di questioni di carattere sociale, per cui l'ascolto reciproco, il rispetto dei pari, eccetera eccetera, sono delle condizioni sociali fondamentali per poter attivare delle discussioni di matematica.
E questo però sono degli aspetti che in parte evidentemente stiamo parlando di cose che conosciamo, ma sui quali varrebbe la pena soffermarsi con maggiore attenzione. Degli insegnanti della scuola di infanzia poi hanno ampliato, dice, ma questo discorso qua si potrebbe anche fare non soltanto per le matematiche, ma in generale per tutte le discipline. Bene, allora, qui c'è un altro concetto che ha a che fare sempre con la costruzione sociale delle conoscenze, e cioè qui esce Ballard, uno psicologo francese che parla di questo nel suo quadro teorico. Lui parla di rappresentazioni interne e rappresentazioni esterne. Allora, noi ci costruiamo, noi tutti gli esseri umani, bambini, adulti, si costruiscono delle immagini mentali di ciò che vedono, eccetera. Lui parla di rappresentazioni interne. Se però non favoriamo la costruzione di rappresentazioni esterne attraverso un qualsiasi linguaggio, forme iconiche, verbali orali, verbali scritte, simboli matematici, gestuali, grafiche, sagittali, semistiche, tabulari, eccetera, e non usiamo diciamo questi linguaggi come la potenza della nostra didattica, e questo significa gestire le parafrasi che emergono dal fatto che lo stesso oggetto o lo stesso processo lo rappresento in linguaggi differenti, in linguaggio sagittale con delle frecce, oppure con un'equazione, oppure con delle tabelle, eccetera. Ecco, questo è un altro degli aspetti fondamentali dei discorsi che stiamo facendo, cioè la negoziazione dei significati, l'argomentazione parte dal presupposto che l'insegnante debba fare la grande fatica di non accettare lo somma, non so come dirlo, la grande fatica, e su questo per esempio nel diario ci sono molte, nel diario, nel sito ci sono molte FAQ in questo senso. Noi abbiamo i diari e abbiamo ormai qualcosa come 350-400 diari in cui è frequentissimo, potete andarveli a leggere anche, è frequentissimo che sia nella costruzione di un concetto. Voi vedete che di fatto la costruzione di un concetto è una costruzione estremamente parcellizzata, per cui io che per costruire un concetto io utilizzo 10 persone e ognuna di queste persone mi dà il suo piccolissimo contributo, ma di fatto i legami concettuali tra le cose che vengono dette non vengono dette dagli alunni ma dall'insegnante. E qui c'è Brousseau, uno psicologo francese, che parla di devoluzione. E cioè la devoluzione è il favorire l'assunzione di responsabilità da parte dell'alunno nella costruzione delle sue conoscenze. Se l'alunno non accetta la devoluzione, non accade nulla. E voi vedete dei diari nei quali alla fine l'insegnante è fierissimo perché ritiene di essere arrivato alla conclusione dopo 20 minuti, mezz'ora di lezione, però di fatto è lui che ha riempito i buchi. È lui che ha fatto la domanda giusta, è lui che ha negato la parola al bambino che stava andando in un'altra direzione, e a quello che cercava di argomentare in un modo divergente lo ha cassato, perché, ma mica che sia un cattivo docente, ma l'obiettivo, il raggiungimento di quel contenuto, eccetera, diventa determinante. Allora lì c'è un problema che conosciamo tutti perfettamente, della relazione fra i progetti che ci facciamo in testa noi e il modo in cui la classe reagisce. Allora si vede che in questi diari a un certo momento è come una palla di neve che comincia a scivolare, si vede che l'insegnante sta perdendo il controllo della situazione, perché vede il suo obiettivo che si allontana sempre di più, fa fatica a tenere i fili della faccenda, vorrebbe farla argomentare gli alunni, ma di fatto si rende conto che non sta aiutandoli ad assumersi le responsabilità di quello che fanno, e quindi alla fine vedete che accelera, 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 alla fine dice siete stati bravissimi, ma... no? Il... Bene, allora adesso vediamo alcuni, diciamo che qui vi ho fatto una introduzione molto sintetica di alcuni aspetti teorici. Adesso vedremo degli episodi di classe che, se potessi, li farei in forma laboratoriale con voi. Infatti anche come Brunetto si diceva che mi piacerebbe fare dei para nei laboratori, ma ve li mostro come questo è il frutto di attività di classe. Quindi questi episodi li sono ricavati a trascrizioni di audioregistrazioni effettuate da docenti dei gruppi ARA della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, in applicazione della metodologia delle trascrizioni pluricommentate, che funziona in questa maniera. Attraverso gli episodi esploreremo ipotesi operative e riflessioni teoriche sui modi per favorire fin dalla scuola primaria un percorso didattico teso verso la generalizzazione.
perché molte volte, soprattutto l'insegnante della scuola primaria, ma non solo, non è vero che sia soltanto lui, è difficile che nella sua epistemologia ci sia, cioè voglio dire nella sua formazione, sappiamo perfettamente che nella maggior parte degli insegnanti, anche in matematica, quando insegna matematica fa riferimento a quello che lui ha imparato al liceo piuttosto che quello che ha imparato all'università. Perché poi prende il libro di testo, il fatto di dover usare dei libri di testo che assomigliano moltissimo a quelli che usava lui, lo conducono in questa direzione. Bene, allora un modello che sintetizza la metodologia dei diari pluricommentati, che sono nati soprattutto per favorire la continuità della collaborazione con gli insegnanti che collaborano con noi, perché siccome sono sparsi in giro per tutta l'Italia, uno dei nostri grandi problemi sul piano metodologico è quello di mantenere viva la situazione avendo degli intervalli lunghi tra un incontro e l'altro. Allora bisogna che lì vengano attivate delle cose che favoriscono comunque l'appropriazione dei concetti teorici, la mediazione. Allora, c'è un insegnante che fa un'audioregistrazione e trascrive un diario. Lo trascrive in Word, in un certo format, dopodiché lo invia al suo tutor, il quale commenta il diario, ciò che accade nella classe, e commenta i commenti dell'insegnante. Dopodiché, in questo che è il processo standard, per così dire, può essere che il tutor, se sono io per esempio, posso mandarlo ad altri insegnanti o ad altri ricercatori che fanno la stessa roba, oppure se no lo mando a dei ricercatori universitari che fanno... Quando io parlo di insegnanti e ricercatori parlo di una benemerita situazione, che ormai siamo dei poveri dinosauri, e quando c'erano gli anni in cui esistevano insegnanti e ricercatori che erano insegnanti come voi, i quali lavoravano in, diciamo che il tuo potrebbe essere, no, un gruppo di insegnanti e ricercatori, sono un po'. Bene, in questa situazione cosa significa? Che fate conto che un diario di 4-5 pagine è possibile che anche abbia 30, 40, 50 commenti, più piccoli e più grandi, dove questi commenti fondamentalmente sono delle mediazioni fra ciò che accade nella classe e un quadro teorico di riferimento. Per cui l'insegnante fa, dice delle cose, si muove, sta attento, non sta attento, coglie o non coglie, poi lo vedremo le cose che avvengono nella classe, e allora i commenti mettono in evidenza questo, parlando di termini che fanno parte di un glossario che dovrebbe essere condiviso assieme agli insegnanti. E quindi lo scopo di questa attività è quello di favorire la riflessione sull'attività di classe e la coerenza con i riferimenti teorici, in questo caso del quadro teorico del progetto, che in realtà, come dire, abbiamo delle parti che sono, chiamiamole così, originali, però fondamentalmente siamo, come tutti i processi scientifici, una spugna di influenze che arrivano da molte parti. Dunque, questa è una John Mason, un ricercatore inglese molto molto importante, che ha a che fare con quello che vi dicevo prima, e dice, lui scrive in questo suo libro: ogni professionista, indipendentemente dall'ambito in cui opera, desidera saper cogliere le possibilità, essere sensibile alle situazioni e rispondere in modo appropriato. Ma ciò che si considera appropriato dipende da ciò a cui si attribuisce valore, che dipende a sua volta da ciò che si è capaci di notare. Il libro a cui si riferisce è Researching Your Own Practice, the Discipline of Noticing, cioè la ricerca sulla propria pratica, la disciplina di accorgersi, di notare. Nel caso dell'insegnante, notare ciò che gli alunni fanno o come rispondono, valutare ciò che dicono anche contro le proprie aspettative e i propri criteri di valutazione, e considerare ciò che potrebbe essere detto o fatto in seguito. E se è troppo ovvio dire che non si può intervenire su ciò che non si nota, non si può scegliere di fare qualcosa se non si ravvisa l'opportunità di farlo. E allora, da questo punto di vista, i diari hanno proprio questa funzione, di favorire nell'insegnante la conquista di una maggiore attenzione verso delle cose che in genere sono subordinate agli obiettivi che l'insegnante ha, al programma che deve rispettare, al fiato sul collo degli insegnanti dell'ordine di scuola superiore, eccetera, eccetera. Le questioni allora sono,
cosa dovrebbe notare l'insegnante? Chi insegnerebbe a notare questo cosa? La metodologia dei diari pluricommentati intende fornire un contributo in questa direzione, potenziando la sensibilità dell'insegnante verso il cosa notare, costruendo insegnanti metacognitivi che favoriscono lo sviluppo di studenti metacognitivi. Allora, vediamo alcuni aspetti di generalizzazione legati, come vedrete, molto al linguaggio. Questo è quello che vi ho mostrato prima, cioè queste cose qua. E allora il diario dice, l'insegnante dice, perché stai guardando proprio questi due treni? Mi dici cosa contengono? E Rosa dice, c'è uno rosso, non era uno giallo. E l'insegnante dice, dei Duplo, sì. E in questo? Noce, noce, girasole, va avanti così. E allora? E Rosa dice, sono quasi uguali. Allora, Rosa sta facendo dell'algebra, perché intuisce, l'algebra capiamo che, perché intuisce l'analogia strutturale fra i due treni. Sin dall'infanzia della prima primaria, gli alunni possono essere messi nella condizione di riconoscere relazioni fra gli elementi di una successione e il loro numero di posti. Di conseguenza scoprono analogie, in questo caso fra le strutture dei due treni. Le descrivono a parole e le rappresentano con un codice, per esempio AB, avvicinandosi così ad un embrione di linguaggio formalizzato e quindi alla generalizzazione. Facciamo un esempio che accade molto di frequente con bambini della scuola d'infanzia. Se voi mettete per esempio delle file di seggioline colorate, rosso, blu, giallo, giallo, rosso, blu, giallo, giallo, rosso, blu, giallo, giallo, e poi a un certo punto una fila, immaginate, di 20-25 seggioline, e una la coprite, create, come dire, una metafora dell'incognita, e chiedete che colore ha questa sedia. Allora, scusate, mi è scappato era per te. Ciao, lì scattano, se favoriamo la verbalizzazione e l'argomentazione, scattano delle dinamiche di questo tipo. Non mi ricordo più, rosso, immaginiamo che sia rosso, blu, giallo, giallo. Allora, ci sono i bambini che dicono, immaginiamo di aver coperto la prima sedia gialla. Allora, blu, rosso, giallo, giallo. Allora, loro vedono, negli altri casi, la prima seggiolina gialla è fra la rossa e la gialla. Oppure vedono che quella gialla è dopo una blu e una rossa. Oppure vedono che è prima della seconda gialla. E lo dicono. Queste sono delle concezioni locali. Ci sono però dei bambini i quali invece cominciano ad avvicinarsi alla fila e cominciano a dire, e qui c'è rosso, giallo, 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 blu, rosso, giallo, giallo, cioè individuano il modulo della successione. Allora sono degli atteggiamenti che sono tutti legittimi, però evidentemente quest'ultimo ha delle potenzialità maggiori in termini di sviluppo concettuale, per cui se noi favoriamo quello di discorsi scevallare, le rappresentazioni esterne, li rendiamo consapevoli dell'importanza della verbalizzazione, l'importanza dell'argomentazione, allora tra alunni riescono a negoziare questi significati. C'era per esempio una Sassari a Porto Torres, c'erano due insegnanti a scuola d'infanzia e con le quali si lavorava già da 2-3 anni ed era... e loro erano molto, cercavano di favorire la verbalizzazione e soprattutto l'argomentazione, cioè lo spiegarsi del perché dai quella risposta. E loro si avvicinavano ai bambini e dicevano, allora perché questa sedia tu dici che è gialla? E il bambino dice rosso. Allora dice, allora una, e tu che qua? Perché prima della gialla e della rossa 5, bravo, c'è qualcuno che offre di più. E allora c'era questo giochino, i bambini erano motivati a giocare a chi si esprimeva con più parole. Io lo faccio molto spesso e funziona, perché funziona, nel senso che è stimolante la costruzione del codice AAB costituisce il risultato collettivo di una lettura relazionale della situazione, perché loro colgono che in queste due situazioni
Al primo posto c'è un giallo e una noce, al secondo posto c'è un rosso. Al secondo posto c'è un rosso e una noce, al terzo posto c'è un giallo e un chicco di mais o quello che è. Quindi lo servito nel fatto che al primo e al secondo posto di ogni modulo c'è la stessa roba, al terzo c'è una cosa differente e quindi riconducono in qualche maniera, cogliendo la struttura e l'analogia strutturale. Quindi danno una lettura relazionale. Al primo posto c'è questo, al secondo c'è questo, al terzo c'è questo. L'attenzione è puntata non tanto sui suoi elementi, quanto sulle relazioni che li collegano. Stabilire corrispondenze tra situazioni differenti permette lo sviluppo del pensiero analogico. Allora qui c'è uno degli aspetti fondamentali nel lavorare con l'aritmetica in una prospettiva algebrica. Nel senso che se voi lavorate con l'aritmetica in una prospettiva aritmetica, voi vi abituate a fare delle operazioni, cioè a concentrarsi sugli enti più che sulle relazioni. Se invece lavorate in una prospettiva algebrica da rappresentare, loro devono cogliere che c'è, nel caso di quello di prima, una struttura additiva in quel problema che quindi va rappresentata con un'addizione, ma questo è indipendente dal fatto che i corvi siano 3 o 400 o che siano 5 o 16. Per cui ci si concentra sulle relazioni tra gli enti. La scuola dell'infanzia si inserisce al primo gradino del processo, in una logica di continuità con la primaria, dove questi embrioni di pensiero maturano attraverso un'aritmetica costruita in una prospettiva algebrica, verso una generalizzazione più matura e un'astrazione più voluta. E questo è un esempio che ha a che fare con l'infanzia prima primaria. Vediamo adesso un altro esempio, generalizzazione linguaggio, l'argomentazione. Diciamo che questa è una sintesi di diari, di cose che avvengono a cavallo fra la quinta e la prima. Allora, la situazione è questa. Questi sono dei classici, che però sono poco usati nella scuola italiana, perché la ricerca di regolarità è molto poco praticata. L'ho trovato un po' nelle robe in base, eccetera, ma fate conto che in un progetto europeo John Mason, quel matematico che vi ho mostrato prima, era consulente del nostro gruppo, del gruppo Comenius. E quando a un certo punto dovevamo fare delle collaborazioni tra stati, noi prima eravamo in Ungheria, poi c'era il Portogallo, eccetera, allora lui ha dato un problema a tutti i paesi. Ed era un problema grosso modo di questo tipo. Quando ci abbiamo riflettuto sopra a livello dei vari paesi, e poi ci siamo confrontati, abbiamo visto che questo tipo di situazione, data anche in una scuola superiore in Ungheria, creava del disagio sia negli insegnanti che negli studenti, perché non erano abituati a confrontarsi con questo tipo di situazione. Ma non che una volta lo facciano, ma che ci sia una sorta di abitudine a confrontarsi con delle situazioni di processi di crescita in cui bisogna trovare delle cose. Allora, la domanda è: trovi il numero di triangolini, il problema era, trovi il numero di triangolini dell'undicesima piramide senza ricorrere al disegno. 120. Naturalmente la domanda è perché, allora qui l'argomentazione, certo. Il bambino, eccetera. Secondo, rappresenta per Brioche, allora Brioche è un personaggio virtuale, cioè un bambino giapponese di età, se per esempio c'è un bambino di primaria ha 6 anni, se uno di terza media ne ha 14, ed è diciamo l'interlocutore virtuale delle classi, lo troverete anche in altri casi, ed è praticamente il tramite, siccome Brioche conosce la matematica, se gli si mandano dei messaggi in linguaggio matematico, a seconda che lui li capisca o non li capisca, risponde in un certo modo piuttosto che in un altro, fa capire che la matematica, il linguaggio della matematica è un linguaggio della comunicazione, e che questa comunicazione deve rispettare aspetti semantici e aspetti sintattici, se non lo fa casca l'arno. Rappresenta per Brioche una regola che permette di trovare il numero totale di triangoli di una piramide conoscendo il numero della sua posizione. E adesso qui dovrei darvi qualche minuto di tempo per pensarci su, se volete anche, siccome dopo vi mostro un frammento di un diario, se volete pensarci su un attimino. Gli alunni, che in questo caso hanno 11 anni, esplorano un pattern in crescita con lo scopo di individuare delle leggi generali che pongono in relazione una caratteristica di ogni figura con il relativo numero di posto. Scelgono di lavorare sulla relazione fra il numero dei triangoli rossi e quello dei triangoli bianchi nella fila di base di una piramide.
con un qualsiasi numero di piani. Quindi loro cercano una legge, una funzione che mette insieme il numero dei triangoli rossi e quello dei triangoli bianchi nella fila di base. Quindi i numeri dei triangoli rossi nella fila di base. Quindi allora qui abbiamo nel primo triangolino c'è il triangolino rosso e nessuno bianco, poi due rossi e uno bianco, tre rossi e due bianchi, quattro rossi e tre bianchi e così via. Esplorano individualmente la situazione, quindi una classe che evidentemente è abituata, voi dovete dare per scontato che sa cosa che sta facendo. Nel corso della successiva discussione sugli esiti dell'esplorazione, Ilenia osserva: sulla linea dove si appoggiano le piramidi, per esempio nella quarta, i triangoli rossi sono 4 e i bianchi 3. La mia piramide, lei evidentemente ha fatto un disegno di 6 piani, ha sulla base 6 triangoli rossi e 5 bianchi. I bianchi sono sempre uno di meno dei rossi. E conclude: forse una piramide con un qualsiasi numero di piani ha i triangoli rossi sulla base che sono uguali al numero dei piani e i bianchi sono tanti quanto i rossi, meno uno. Nel diario l'insegnante commenta, l'insegnante autrice del diario commenta: Ilenia non era giunta a questa considerazione prima del suo intervento, ma mentre verbalizzava deduceva ed esprimeva la regola generale. Allora questo per dire l'importanza dell'argomentazione come embrione di passaggio alla generalizzazione. Poi la generalizzazione in termini di linguaggio matematico eccetera, quella arriva, ma qui c'è già l'embrione nel favorire puramente il linguaggio naturale, c'è già l'embrione della generalizzazione. Il rapporto fra capacità di argomentare e di generalizzare è una potenzialità fondamentale nella costruzione sociale della conoscenza, ma affinché questo rapporto si espliciti, l'argomento deve rappresentare per insegnanti e alunni un valore condiviso. Ognuno si mette in gioco e si relaziona con il mettersi in gioco degli altri. Gli insegnanti in genere temono la discussione perché, non avendo l'abitudine a farla, sanno quando comincia, ma poi dice: se quello mi fa una domanda, e se... Allora voi vedrete che nel sito ci sono tutta una serie di FAQ che rispondono a queste domande. La discussione non decolla mai, cosa devo fare? E quando gli alunni mi dicono delle cose che mi portano via dal tracciato, come mi devo comportare? Mi accorgo di essere un direttivo nel mio modo di gestire la discussione. Ecco, se acquistate l'unità 12 della collana, vedrete che c'è molte parti in cui affrontiamo, cerchiamo di aiutare questo insegnante, diciamo, ragionando sui primi tre omini della piramide, cioè quelli dove favorisci gli aspetti sociolinguistici, per così dire. La ricchezza che emerge, attraverso anche la frase di Ilenia, è che chi argomenta non conosce davvero le sue idee finché non le esprime, questo qualsiasi adulto lo sa perfettamente. Man mano che l'argomentare diventa un'abitudine, l'alunno comprende il valore della parola e il parlare collegando i fatti che rende trasparenti la loro affinità, facendo emergere la consapevolezza del filo logico generale che li unisce. Dopo un certo numero di verifiche, la classe può ipotizzare quindi una definizione negoziata e condivisa. I numeri in alto e la somma per due numeri laterali ho tolto una slide, sono sbagliato. Ho tolto le slide, ma ho tolto quelle che venivano prima, quindi questo ne abbiamo già parlato. La discussione conduce attraverso la negoziazione dei significati, arriviamo alla condivisione dei significati, dove però l'ago delle bilance è la classe a definirlo, assieme all'insegnante evidentemente, ma alla fine è la classe che determina il livello al quale l'insegnante deve accettare che la classe, le competenze che lui è stato in grado di dare o quello che lui è stato capace di costruire, quello si ritrova questa risposta. L'istituzionalizzazione deve avvenire con tempi e modalità che vanno mediati in relazione a queste faccende. E questo è quello che abbiamo chiamato la rivoluzione. Bene, qui abbiamo l'ultimo 20 minuti, perché poi si è deciso con Chiocchi che io mi trovo 5 minuti, 10 minuti prima per darmi. Quindi diciamo che un quarto d'ora abbiamo ancora.
Allora, questo che vi ho mostrato è un embrione, una vaga idea del quadro teorico, i concetti fondativi, principali, eccetera. Poi vi ho fatto vedere alcuni frammenti di diario e le loro potenzialità sul piano teorico, nel senso che, per esempio, questo che vedete in questi diari, immaginate che questi siano i commenti, i controcommenti che avvengono tra insegnante, ricercatore, ricercatori, eccetera, in relazione a proprio come collocare l'importanza di ciò che avviene in relazione a dei principi fondativi, negoziazione, condivisione e così via. Allora, il curriculum di matematica, noi ci abbiamo cominciato a occuparci in particolare 4-5 anni fa del curriculum di matematica, su spinta di la scuola di Motta San Giovanni, comune limitrofo con Reggio Calabria, che allora lavorava con noi, ci aveva chiesto di affrontare questa cosa. E quindi sono circa 4-5 anni che ci lavoriamo. Quello che abbiamo, diciamo che non che abbiamo costruito, che stiamo definendo, un work in progress, è un curriculum di matematica sui temi, questo è il nome, insomma, curriculum di matematica sui temi dell'aritmetica e dell'algebra, perché non affrontiamo geometria, statistica, probabilità, non l'abbiamo mai affrontati, per la scuola primaria, secondaria e primo grado nella prospettiva dell'algebra. L'infanzia abbiamo costruito un è già definito, un curriculum, come dire, a parte perché ha una sua grossa specificità che ha bisogno di avere uno spazio collegato in verticale, ma diciamo esaltato per conto suo. Il curriculum è costituito da tre parti. L'introduzione con l'impianto teorico è nel sito, nel blog. Poi ci sono indicatori e obiettivi di apprendimento che non abbiamo ancora inserito perché è in movimento, e quello che abbiamo inserito invece in maniera, stiamo inserendo in maniera molto pesante, molto massiccia, è le competenze relative agli indicatori e agli obiettivi di apprendimento, e cioè esempi di cosa dovrebbe saper fare un alunno, che vi mostrerò alcuni esempi che di fatto potete vederli da due punti di vista. Se l'insegnante non ha mai affrontato questi temi, può vedere questi punti di vista, queste prove, come prove per implementare nelle classi dei concetti, per mettersi a lavorare utilizzando questi come degli spunti, delle occasioni, e utilizzarli per costruire assieme agli alunni e per fare esperienza anche lui determinate competenze. Oppure possono essere usate invece come competenze in itinere o come competenze di fine anno, ma dovete vederle come competenze in termini e anche come verifiche, che sono più costruttive che non delle verifiche ortodosse di competenze, e sono oltretutto degli spunti sui quali poi gli insegnanti devono lavorare per dare anche un contributo a noi, perché molti di questi li abbiamo verificati, tipo se scriviamo prove adatte alla terza primaria, alcuni di questi li abbiamo davvero testati in terza primaria, altri invece li ipotizziamo per la quarta, ma potrebbe essere che siano adatte alla terza o siano adatte alla quinta, a seconda dell'insegnante, eccetera. Ecco, e su questo ultimo punto, se andate nel sito, che in realtà è in WordPress, quindi un blog, perché purtroppo noi abbiamo un sito presso l'università, è un sito che da due anni che fermo, perché non sono come siete qua a Firenze, ma nei sottotitoli, come voi immagino, non abbiamo, e quindi non abbiamo più webmaster, e quindi è da due anni che il sito ufficiale del progetto è bloccato, perché il webmaster non ha più soldi per lavorare. E quindi ho aperto io in marzo questo sito, questo blog, in cui stiamo caricando tutti i materiali che non sono stati messi che vengono prodotti in continuazione. Bene, allora questo è l'indirizzo del sito, è www.progettoaral, tutto attaccato, minuscolo, .wordpress.com. Se vi iscrivete, è molto facile iscriversi, se vi iscrivete, ma dovete confermare l'iscrizione, se no lui vi dice sei iscritto, ma in realtà dovete confermare nella mail che vi arriva, allora ricevete ogni volta che mettiamo dentro dei materiali, venite avvertiti che c'è un materiale www.progettoaral.wordpress.com. Allora, io adesso ho preparato
E vediamo, ci fermiamo tra 10 minuti, ci fermiamo. Ho preparato alcune, vi mostro alcuni di questi esempi. Allora, prima, ecco, questa è la home page del sito, e qui vedete che ci sono poche pagine iniziali, dove c'è questo kit teorico. Cliccate sul kit teorico, c'è curriculum e vi arriva, vedrete poi, prove di verifica. Queste sono le aree nelle quali finora abbiamo lavorato per costruire prove di verifico o di costruzione delle competenze. C'è la grande area del linguaggio, che è quella che vi mostro adesso. Poi c'è un altro che riguarda la forma canonica e non canonica del numero, un altro che riguarda l'approccio all'incognita e alle equazioni, l'approccio al concetto di variabilità e la variabile, ancora non abbiamo inserito dentro cose. Ci sono, ma per ragioni che è inutile che vi dica, non le abbiamo inserite. Poi è dalle successioni modulari le leggi di corrispondenza, e lì c'è moltissimo materiale. E non abbiamo ancora, dovremo adesso nei prossimi mesi, verso le funzioni. E poi c'è un'altra area G, utilizzare il linguaggio algebrico per indagare su conoscenze pregresse per successivi approfondimenti e esprimenti di semi numerici, dei naturali e razionali, gli interi relativi e così via. Quelli che vedete attivi sono quelli nelle quali trovate dei materiali. Per esempio, se voi cliccate sul linguaggio, vi trovate in una pagina, no, un articolo, che vi dice quali sono le sei competenze sulle quali abbiamo messo delle prove. Allora, tradurre il linguaggio naturale in modi diversi un numero in forma non canonica, tradurre il linguaggio matematico un numero espresso attraverso una definizione procedurale, rimandando i calcoli ad un eventuale secondo momento. Ci abbiamo parcellizzato le competenze di cui abbiamo parlato finora e ad ognuna abbiamo dedicato dei gruppi di prove per la prima, primaria, seconda, terza, per le 8 classi, insomma. E in alcuni casi abbiamo messo anche delle prove per il primo anno della secondaria e del secondo grado, che sono delle cose che sono state date in 4, 5, non ricordo più, istituti superiori a Belluno e a Trento. E c'è anche un articolo che non mi ricordo più se ci sia, che dà quello che è accaduto nelle classi nostre. Tradurre il linguaggio matematico un numero espresso attraverso una definizione relazionale, rimandando i calcoli in eventuale secondo momento. A 4, esprimere il linguaggio naturale in confronto tra numeri scritti in forma canonica e non canonica, cogliendo equivalente senza calcoli scritti, eccetera, eccetera. Se cliccate su A1, vi arriva, per esempio, una cosa del genere. C'è per l'infanzia, inserito, poi arriva questa che vi sto mostrando adesso, fate conto che è una breve parentesi rispetto a quello che vi dicevo prima, e cioè una cosa che riguarda la scuola dell'infanzia prima primaria. Ha a che fare con un gioco che è stato proposto da insegnanti della scuola dell'infanzia di Sassari, di Mel, eccetera. E allora c'è un gioco sull'approccio al numero, sull'approccio a, non all'addizione, alla sottrazione, ma insomma all'aggiungere e al togliere, che ha a che fare con delle tessere nelle quali c'è fondamentalmente, immaginate che ci sia una fatina, metafora dell'addizionare, una streghetta, metafora del togliere, ci sono dei dadi magici, eccetera, eccetera, ci sono, adesso le vedrete perché le ho disegnate qua, ci sono delle tessere sulle quali il bambino cammina. E allora, dopo aver fatto, immaginate che a monte di questo lavoro che vi mostro adesso, immaginate che voi con i vostri alunni abbiate fatto tutto un percorso adattandovele a voi, inventandovi le cose da fare, eccetera, su una falsa riga che noi abbiamo dato. E ad un certo punto sono delle situazioni problematiche, e cioè una volta che io ho esplorato la situazione assieme ai bambini, allora vediamo di proporre, ripeto, scuole dell'infanzia, grandi, prima primaria. Allora, ci sono queste tessere, allora vedete che le tessere sono, a sinistra c'è sempre un castello, dentro il castello c'è un piatto d'oro con delle perle, qui ci sono 5 perle, 2, 9, eccetera. Poi c'è una streghetta rappresentata dal sacco che porta via la roba o una fatina che sulle ali porta delle robe. Allora, ci sono... Cristina è partita dalla tessera dove ora c'è Michele e ha un dado. Quindi immaginate che il bambino, per esempio Cristina, immaginate che fosse qui. Allora Cristina aveva nel castello che la fatina aveva già 2 perle. Butta il dado e il dado magico dice quante perle porta la fatina. Allora, di fatto loro non vedono
Nessuno ha fatto in tempo a vedere il punteggio del dado. Provvedono che Cristina, che si trovava sulla tessera dove c'è Michele, ha fatto 5 passi. E allora la domanda è: immaginate questa, mica i bambini mostro questa roba qua, ci gioco con loro e questo è lo schema per voi. Che è tutto fuori che banale, evidentemente, perché devo riflettere sul fatto che se qui c'è 2 e ho fatto 5 passi, vuol dire che la fatina ha portato 3 perle, perché evidentemente questo è il simbolo dell'aggiungere, e quindi vuol dire che il dado ha fatto un punteggio di 3. Ecco. Questa è una delle semplici, per così dire. Poi ce ne sono altre che abbiamo fatto con i bambini, non difficili, ma insomma, dove ci sono dei movimenti da fare, eccetera, eccetera. Torniamo allora al discorso del linguaggio. Allora, la prima competenza è tradurre il linguaggio naturale in modi diversi un numero rappresentato in forma non canonica. Allora il discorso è, ed è quello che facciamo adesso con gli insegnanti quest'anno, stiamo parlando di queste cose in maniera anche più approfondita, eccetera. Allora, voi nelle vostre classi, adesso nei mesi che ci separano dal prossimo incontro, voi attiverete nella vostra classe delle cose prevalentemente in tutta solitudine, creandovi voi le situazioni, leggendo gli articoli che vi diamo da leggere, suggerendovi delle cose, ma di fatto poi il percorso ve lo costruite voi, ve lo scegliete voi, inventerete voi delle cose. Alla fine però bisognerebbe che i vostri bambini, i vostri alunni, fossero in grado di possedere, cioè siano in grado, e potete verificarlo, se possiedono o meno questa competenza. Allora, tradurre il linguaggio naturale, questa immaginiamo siano quinta primaria, 4% più 2% più 6. Allora, il punto qual è? Che loro sono abituati, dandoglielo, a fare 426, nel senso che la tendenza è quella ai calcoli. Allora invece qui tradurre il linguaggio naturale, questa è la somma tra il prodotto, tra il quadruplo di 100, se vogliamo, il doppio di 10 e 6. E via con altri esempi di questo tipo. Questo è il prodotto fra un numero che non conosco e la somma fra 13 e un numero diverso che non conosco. Non devo risolvere niente, non devo fare calcoli, non devo fare assolutamente niente, devo semplicemente tradurre in linguaggio naturale una... E poi ci sono altri esempi e va bene. Una seconda, che in realtà è la terza, tradurre in linguaggio matematico un numero espresso attraverso una definizione relazionale, rimandando i calcoli in forma di consegna di descrizione, cioè moltiplica 5 per 6 oppure io divido 100 per 3. Allora, per esempio, se io a un certo momento entro in classe, se voi volete verificare, allora ci saranno queste piccole competenze del tipo il prodotto di un numero che non conosco con la differenza tra 23 e 8. Allora qua c'è una riflessione che bisogna fare sulla frase, attribuire un senso al termine prodotto, attribuire un senso al termine numero che non conosco, sapere che cos'è una differenza e cominciare a montare la frase. Allora diciamo che in alcuni casi, per esempio, abbiamo visto che il montaggio corretto avviene col contributo di 3-4 bambini, che va benissimo evidentemente, però si cerca di indurre nell'insegnante il fatto di promuovere questioni di carattere individuale evidentemente. Poi vado via veloce, qui ce ne sono altri, doppio di 9 eccetera eccetera, questa è una terza primaria, abbiamo fatto queste cose, la somma fra, a 4, esprimere il linguaggio naturale, il confronto tra numeri scritti in forma canonica e non canonica, poi lo vedrete cogliendo le equivalenze senza calcoli scritti e argomentando le scelte, esprimere il linguaggio naturale di confronto fra numeri scritti in forma canonica e non canonica. Adesso qua è comparso tutto insieme. Immaginiamo che loro debbano confrontare 39, 39 più 5, 39 meno 16. Allora, cosa puoi dire del confronto fra questi numeri? Allora, fra questi numeri io potrò dire che 39 più 5 è certamente più grande di 39, 39 meno 16 è certamente più piccolo, per cui avrò che 39 più 5 è maggiore di 39, maggiore di 39 meno 16, e poi casomai glielo posso far tradurre in linguaggio matematico. E così via. E queste sono, come dire, questioni di carattere fondativo, di tipo linguistico. Completare frasi scritte in linguaggio matematico in cui un punto di domanda sostituisce un segno, questo l'abbiamo preso da una prova degli Imbalzi, lì le mettevano là così,
però ha una sua... immaginiamo questa per la prima, secondaria e primo grado. Sì, se ci pensate, sono tutt'altro che banali, 0 diviso D uguale D punto di domanda D. Che segno devo mettere tra D e D perché sia equivalente a 0 diviso D? Allora, una volta promuoviamo la riflessione sul significato di questi oggetti, tralasciando qualsiasi cosa, ci vogliamo, per così dire, disabituarli al calcolo, direzionando la necessità, l'importanza e la produttività del calcolo e della capacità di utilizzare proprietà, eccetera, scomposizioni per il calcolo, quando serve, ma non che i numeri siano soltanto fatti perché ci devo far di conto. Andiamo avanti, questi qua, approccio all'incognita alle equazioni, ecco, questo per esempio è il gioco della matematica, cioè loro hanno delle tessere, qui sono scritti in linguaggio naturale, sulla tessera c'è togli da 7 il punteggio del dado e sull'altra tessera c'è duplica il punteggio del dado e togli 2. Erika, prima che venga il suo turno di lanciare il dado, come nella matematica, si chiede su quali di queste due tessere le converrebbe avere il segnalino in modo da fare più passi. Aiuta Erika nel ragionamento e organizza una spiegazione per brioche, quindi bisogna che lo faccia in linguaggio matematico, in modo che lui capisca su quale tessera converrebbe trovarsi ad Erika. Qui, se avessimo un laboratorio, voi vedreste che se esce 1, allora conviene di qua, se esce 2 conviene di qua, se esce 3 è indifferente da che parte stare, dal 4 al 6 conviene stare dall'altra parte. Quindi è una ricerca che presuppone la rottura dello schema tradizionale del problema, che di fatto sono esercizi, quelli che siamo abituati a dare nelle scuole, in cui per esempio gli alunni sono abituati ad avere a che fare con problemi che hanno da fare operazioni con un unico risultato. Io adesso ho ancora di queste cose, ma queste le trovate per esempio nel sito, appunto alla voce kit teorico, cliccate, arrivate sul curriculum e poi trovate una serie vi trovate sotto malloppo qua, e ognuno di questi pacchetti di slide ha una guida per l'insegnante, dove cioè esaminiamo per ogni singolo quesito che cosa è accaduto nelle classi in cui l'abbiamo dato, cos'è che potrebbe accadere, quali potenzialità, che difficoltà potreste aggiungere un po' di più, che cosa potreste richiedere e così via. Però mi fermo perché ormai siamo, mancano 5 minuti. Va bene o posso andare avanti ancora un pochino? Mi fermo qua. Siamo domande. Non è facile fare domande perché... Sì. Due domande. Cosa pensa lei delle prove imbalzi? Cosa pensa lei dell'imparare la ricerca della memoria? Imparare l'aritmetica a memoria cosa significa? Per esempio l'esame di lire, che è tipico della scuola. Io odio imparare la memoria, di conseguenza i miei bambini dicono di non fare imparare la memoria. Credo che ormai... No, dunque, per esempio, se voi leggete la... è una risposta parziale alla tua domanda. Se voi leggete nel quadro teorico del curriculum, abbiamo preso dai programmi delle scuole inglesi di 8, 9 anni fa, in cui loro dicono, parlando alla voce argomentare, vedrete, l'abbiamo riportato, è necessario che loro conoscano, sappiano fare quattro stracci di calcoli con le tabelline. Però per esempio abituateli a, non accontentatevi, sapendo che chiedete 3x6, non accontentatevi soltanto di 18, ma chiedete almeno intanto che loro dicano il prodotto fra 3, 6 e 18, cioè che in qualche maniera la meccanicità della memorizzazione venga recuperata da un'argomentazione pur semplice che tu puoi fare. Oppure loro suggeriscono, non formulate le tabelline soltanto in termini di 3x6, ma non so, con quali prodotti puoi ottenere 36, tutte queste belle robe. Però voglio dire che certe cose è inevitabile che diventino degli automatismi. Perché sì, perché ci vivono, no? La prima domanda delle prove invalsi, dunque, da un lato le trovo, ma è una posizione mia personale, da un lato le trovo interessanti come ricercatore, nel senso che
le prove in balsi sono lo specchio, siccome non le fanno dei cretini, io conosco bene della gente che fa prove in balsi di italiano e sono dei belli intellettuali, delle belle persone, vuol dire. Allora, dentro in chi fa le prove in balsi c'è della gente anche agganciata ai nuclei, cioè ha una storia dietro, no? Una storia vuol dire all'interno dell'educazione, della storia degli studi sull'educazione matematica. Allora, là dentro ci sono delle cose interessanti, nel senso che ragionando in termini buoni, se loro ti chiedono per esempio che un quesito è quello che mostravo prima, il punto di domanda è al posto del segno, al posto del numero, eccetera. Che cosa si ripropone sta gente? Perché ti dà una prova di questo tipo? Qual è la valenza di formativa o ciò che loro vogliono verificare? Oppure, perché, forse adesso meno, non lo so, ma c'è stato un periodo, oppure quasi ogni volta, c'è una suggestione o una progressione aritmetica, una suggestione di disegni da completare. Ma perché cavolo fanno una roba del genere? Di sicuro dal punto di vista della ricerca delle regolarità questa è una caratteristica di un oggetto matematico, della didattica matematica, che va dall'infanzia alle funzioni e via. Allora, da questo punto di vista, come dire, ci sono degli spunti che possono essere esplorati con gli insegnanti, così. Da un altro punto di vista però è mostruoso il fatto che adesso vengono fuori tutte le pubblicazioni su cosa fare, le ore dedicate alla preparazione del prove in balsi, sì, quella è una baccata. Immagino che le conosciate, le avete viste, non dico studiate, ma le prove PISA, le conoscete? Quelle hanno una bella, sono molto interessanti. Anche lì ci sono polemiche perché riflettono il modo di pensare dell'universo anglosassone, sia dell'Asia orientale, dell'Australia, dell'America, dell'Inghilterra, ma c'è un pool internazionale che studia quella roba in base a degli obiettivi che gli esseri umani fanno bene a fare quelle robe, ad avere quelle competenze, ad avere quegli atteggiamenti, perché ci sono, come dire, dei padroni del sapere che impostano quelle prove PISA in relazione dei loro macro obiettivi. Però sono, io le trovo estremamente interessanti e stimolanti, e possono essere anche degli spunti per capire comunque sia cosa potrebbe accadere prima, a livello di scuola primaria e secondaria di primo grado, per cercare di dare delle competenze ai nostri allievi che gli consentano di essere al loro agio con queste robe. Ma finché gli diamo problemi, dopo aver fatto un mese di problemi di Pitagora, le prove PISA saranno sempre sotto i 500, perché è evidente che sono un altro sistema. Ma guardatevi le prove PISA perché sono estremamente interessanti. Sono due filosofie molto diverse. Sì.